Todd e la balena. Era una bellissima giornata solata d'estate sull'isola di Sodor. Oliver e il vagone con frenatore, Todd, si sentivano particolarmente felici. Oh, che bello è sognar guardando il mare, e guardandolo ci piace poi ballar. Il sole ti deve aver dato alla testa, Todd. Ma a questo punto, se ti va di cantare, continua pure. Può starne certo, signor Oliver, lo farò. Una banda marcia suona questo prom, 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 e le trombe tutte insieme. Ma non passò molto prima che Oliver si stancasse di sentire Todd cantare. Quando siamo lì, noi felici siamo così, vicino al mare, vicino al mare. Cielo, alla Great Western non c'era un tale baccano. Ecco che cosa succede quando Todd è di buon umore. Mi scusi, signor Duck, non volevo infastidire nessuno. Lo so, Todd, ma forse sarebbe meglio se tutti facessimo il nostro lavoro in silenzio. Signor Oliver! Guardi, è una balena! Non ci crederai mai, Duck! Todd dice di aver visto una balena! Non è una battuta spiritosa. Ma non era una battuta! Devi essere un po' più serio, Todd. Forse ti dovresti concentrare sull'essere un vagone con frenatore utile, invece di cantare e fare battute. Va bene, signor Oliver. Non è una bellissima giornata, Todd? Lo era, signor Thomas. Finché non ho visto quella... Oh, non importa. Si metterebbe a ridere, lo so. No, non lo farei, Todd. Che c'è? Ho visto una balena sulla spiaggia della baia di Bluff. Se l'hai immaginata, Thomas. Avanti, Todd. Il sole ti ha dato veramente alla testa. Puoi andare? No. Todd era molto arrabbiato per il fatto che Oliver non l'avesse preso sul serio. Non disse più una parola per tutto il viaggio di ritorno da Knapford. Stai bene, Todd? Ad essere sinceri, sono un po' triste. Prima mi ha fatto smettere di cantare. Poi ha detto a Thomas che ho immaginato di aver visto quella balena. Scusa se sono stato scortese sul tuo canto. Ma cosa, signor Oliver? Non credo ai miei occhi! C'è davvero una balena, Todd! Oh, mi dispiace di aver dubitato di te! Gliel'avevo detto! E una balena spiaggiata ha bisogno di aiuto! Hai ragione, Todd! Dobbiamo allertare subito la squadra di soccorso di Sodor! Emergenza alla baia di Bluff! Sulla spiaggia! È un incendio? Magari è un naufragio! Il dovere chiama! Oliver e Todd aiutarono la squadra di soccorso portando acqua per mantenere la balena bagnata. Cosa stanno facendo adesso? Sembra che Patch voglia spostare la balena il più vicino possibile al mare. Così può nuotare via. La marea è troppo bassa, signore! Harold ha ragione. Non puoi spingere la balena fino a lì, Patch. Non sopravvivrebbe. Oh, cielo. Non so nient'altro che possano fare, signor Oliver. Non lo so, Todd. Ma se ci fosse, lo farebbero sicuramente. Oliver e Todd osservavano mentre coprivano la balena per proteggerla dal sole cocente. Le furono scavate trincee intorno per mantenerla bagnata mentre Flynn e Belle le pompavano acqua sul dorso. Quando la marea tornerà, la balena potrà nuotare via. Ma ci potrebbero volere ore. Io credo che sarebbe più facile sollevarla e portarla fino al porto di Brendam. Lì l'acqua è molto profonda e potrà nuotare libera. Oh, Todd, per favore lascia che la squadra di soccorso continui con il suo lavoro. Andiamo? Dobbiamo riportare questi serbatoi di acqua vuoti a Knapford. In
Intanto a Knapford tutte le locomotive stavano parlando della balena spiaggiata. Allora non te l'eri immaginata, Todd? Affatto, signor Thomas. Cosa c'è che non va ora? La squadra di soccorso non è lì? Sì, ma la marea è talmente bassa che temo che non faranno in tempo a salvare quella povera balena arenata. Non riesco ancora a capire cosa ci sia di sbagliato nella mia idea di portarla al porto di Brendam. Per tutte le caldaie bollenti, ma è un'idea davvero geniale, Todd! Davvero? Signore! Signore! Todd ha un piano per salvare la balena! Quale sarebbe, Todd? Non so se funzionerà, signore. Ma stavo pensando che se potessimo sollevare la balena e portarla al porto di Brendam, potrebbe nuotare via. Magari potremmo metterla su un pianale o qualcosa del genere. Sir Topham pensò che l'idea di Todd fosse molto buona. Telefonò subito al capo della squadra di soccorso e mandò Thomas a prendere Rocky. Erano tutti orgogliosi di prendere parte al piano di Todd per salvare la balena. Stai molto attento, Rocky! Non ti preoccupare, Todd. So io come fare. Oh, la balena sembra molto triste e stanca. Oh, quanto vorrei che ci fosse qualcosa che potessimo fare per farla stare meglio. Ho sentito dire che alle balene piace cantare tutto il giorno. Oh, davvero? Ma anche a me piace tanto cantare. Oh, aspetti, signor Oliver, ci siamo quasi. So che tu vuoi tornare dentro l'acqua. So che tu vuoi tornare dentro al mare. Sei sicuro che funzionerà, Todd? Oh, sì, signor Oliver. Alle balene piace cantare. So che tornerai dove pesci fanno ciaff, ciaff, ciaff. Tutto il giorno. Mentre ciaff, Oliver ciaff, e Todd sbuffavano lentamente verso il porto di Brendam, tutti accorsero per vedere l'incredibile spettacolo del trasporto della povera balena. Ma che mi venga un colpo! Sarebbe una balena, quella? Sì, Cranky. Credi che ce la faresti a rimetterla in acqua? Farò del mio meglio. Ora ti saluto e spero che ritroverai la tua famiglia. Oh no! Non riesco a vederla, signor Oliver. Oh, eccola lì! Sta bene, Todd. Grazie a te. Da quel giorno in poi, ogni volta che Todd passava alla baia di Bluff, ricordava la sua cara amica con una canzone. So che lei è tornata dentro l'acqua, so che lei è tornata dentro al mar. Ora che è di nuovo lì, il suo cuore potrà gioir, in alto mar potrà cantare.